Buongiorno, benvenuti in questo tutorial dedicato ad Arcadia. Oggi vedremo come poter andare a utilizzare una funzione molto particolare che è quella dedicata appunto al confronto tra due piante, planimetrie, due progetti. In particolare questo tipo di funzione viene utilizzata, eccolo qui, confronta documenti. Permette quindi di andare ad evidenziare quelle che sono le variazioni, le differenze di un progetto originale, come questo in questo caso, di questa villetta, e vedere appunto quelle che sono state determinate, quelle variazioni o quelle modifiche progettuali. Ad esempio, in questa planimetria, in questa pianta, dovremo andare a fare una variazione e dovremo quindi andare ad allargare questa parte dell'immobile. In questo caso, quindi, noi partiamo da un progetto originale Arcadia già definito. Procediamo quindi ad apportare quella che è la modifica. Quindi, innanzitutto andiamo ad eliminare queste componenti che non rientrano più nel progetto. Quindi andiamo ad estendere questa parte del muro. Quindi andiamo architettura, muro, continuo. Ok, continuiamo l'inserimento del muro. Ok, quindi sono andato ad eseguire quella che è la variazione. Infatti anche i metri quadri di stanza sono variati. A questo punto, una volta che ho determinato, ovviamente io posso andare a inserire anche quelli che sono gli elementi finestra di riferimento del mio progetto. Eccolo qui, abbiamo inserito quelle che sono, c'è la variazione effettiva del piano terra. Vedete, il muro si evidenzia anche in modo differente rispetto a come era rappresentato precedentemente. Ok, fatto questo, io posso procedere a generare quello che è un file di progetto variazione, quindi salva con nome e andiamo a chiamare villa variazione. Salviamo. A questo punto possiamo procedere ad eseguire quello che è un confronto a documenti. Clicchiamo su confronto a documenti, mi chiederà di selezionare il documento in cui confrontarlo, quindi non era precedentemente caricato, ma lo vado a ricaricare quindi dalla cartella dove io sto eseguendo il mio tutorial. Ho detto ok, e adesso sta elaborando le due planimetrie. Ovviamente qui mi dice di devono essere salvati, entrambe devono essere salvati i progetti. Ok, villetta, villetta unifamiliare, a posto. E quindi adesso andiamo a fare il nuovo confronto, vedete, villetta variazione con villetta unifamiliare. Ok, in questo caso Arcadia procederà ad elaborare le due planimetrie e a fare un confronto. Quindi in questo modo, vedete, si è evidenziata quella che è la variazione effettiva del progetto. E vedete, è possibile poi andare a selezionare. Bene, a parte avere una lista di confronto di tutti gli elementi che sono stati praticamente elaborati ed evidenziati col colore, quindi le proprietà, e soprattutto andare a visualizzare presente in A, mancante in B, cioè quello che era presente nel progetto originale adesso non c'è più, e ovviamente poi c'è la possibilità di andare a evidenziare quello presente in A e B è cambiato. Quindi questo qui effettivamente sono muri che sono stati cambiati, modificati, presenti in B, mancanti in A. Quindi io posso andare a gestire tutti con colorazioni e quant'altro con determinate funzionalità, posso evidenziare appunto quello che è presente in B e A è cambiato e così via, andare ad associare e a verificare quello che è appunto la disposizione appunto della variazione del mio progetto. E questa può essere utilizzata tranquillamente anche utilizzando quindi il concetto dei gialli e dei rossi. Quindi in questo modo io posso dare un colore al mio
al documento in modo da evidenziare quelle che sono le demolizioni o le ricostruzioni appunto di un elemento all'interno del mio progetto. Ovviamente è possibile anche andare a visualizzare ed evidenziare appunto le variazioni anche a livello di 3D. Quindi infatti vediamo qui nel 3D viene evidenziato direttamente la parete da variata o da modificare, anche per quanto riguarda ovviamente anche quelle che sono le variazioni dei volumi. Vedete, qui era inizialmente 71,90 metri quadri, adesso è 80,20 metri quadri. Quindi ho la possibilità di poter andare a gestire per colore, per vista tridimensionale, anche visivamente calcolare anche la lista, tutte quelle che sono state le variazioni effettuate da un progetto originale al progetto derivato.